Ciao. Ciao. Mi fa piacere che sei venuto. Sono contenta che me l'hai chiesto. Non me l'aspettavo. Volevo farmi perdonare, sono stato un po' stronzo. Sì, in effetti sì. Dante, avevi i tuoi motivi. Io sono arrivato alla conclusione che tenersi i segreti è una cosa stupida. E quando mi hai presentato Manu, l'avevo appena saputo. Quindi anche se ti avessi chiesto di aiutarmi, che cosa avresti potuto fare? Niente. Niente di speciale. Ti avrei abbracciato. Forte. Posso farlo ora? Mi avevi detto un abbraccio forte, no? Ciao, ciao. Un battito perpetuo che dura un momento. Buongiorno, professore. Ciao. Che scrivi? È una bozza di un'email che vorrei mandare a un ragazzo che non conosco, di cui non conosco neanche il vero nome. Si firma De Pen. De Pen. Sì. Quindi tu non hai proprio idea di chi sia questo ragazzo? No, no, non lo conosco. Però lui conosce me, perché è stato lui il primo a scrivermi. Ah. Non sai nemmeno se è della classe, niente? No, no, non penso. No, perché scrive cose da più grande, quindi deve essere più grande. E tu non sei curiosa di sapere chi è, come è fatto, no? Beh. A questo punto un po' sì. Eh? Scrive cose molto belle. Ma perché non fai tu il primo passo? No, no, no. Pessimismo cosmico, capisce? Ottimo, fantastico. Ciao ragazzi. Buongiorno. Come va? Si tira avanti. Allora, io oggi avrei voluto fare una lezione su Epicuro, ma ho cambiato idea. Perché voglio fare invece un esperimento per cercare di, in qualche maniera, misurare il vostro tasso, immagino smisurato, di pessimismo. E per questo motivo oggi ho deciso di parlarvi di... Finita la lavagna. Ecco qua. Tenete bene in mente questo nome, perché questo è il nome di uno spirito complesso, profondo, che peraltro ha avuto anche parecchie donne. Ecco perché si chiamava Schopenhauer. Risate? Sì, questa fa molto ridere. Stiamo zitti tutti un attimo. Facciamogliela ripetere in silenzio, così lui da solo si rende conto della banalità di quello che è. Prova. Schopenhauer. Ti sei reso conto? Ah, è l'H che mi ha fregato, questo. Scusi, ma allora, non era uno di quelli che ce l'avevano con le donne? No, solo filosoficamente, in realtà ce l'aveva pure con gli uomini. Secondo Schopenhauer, appunto, tutti gli esseri umani sono trainati da una... volontà di... esistere. Senti. Volontà di esistere, mamma, no? Che è quella cosa che ci spinge tutti quanti a desiderare, ad agire, eh? Però questa è una volontà cieca, insensata, che porta inevitabilmente al dolore. Se voi credete che raggiungere quello che desiderate possa rendervi felici, sappiate che è un inganno, perché subentra la noia. Infatti, per Schopenhauer,
La vita è una sorta di pendolo che si muove in continuazione tra noia e dolore. E con l'amore è ancora peggio, perché quando l'amore finisce ci porta alla disillusione. Ma una cifra allegro sto Schopenhauer, eh? Ma guarda, non lo sottovalutare, perché lui aveva trovato tre fughe da questa situazione. Allora, la prima fuga è la contemplazione della bellezza. La seconda è cercare di essere compassionevoli con il prossimo, la compassione. E la terza è cercare di avere una vita ascetica, priva di ogni forma di desiderio. C'ha ragione. Dai, qualche commento su questo. Laura, so che sei d'accordo con Schopenhauer. Quindi, Aureliano? Nessun parere. Nessun parere di Aureliano. Chicca? Pure io sono d'accordo con Laura. Io no, prof. Perché? Voglio dire, è troppo facile costruirsi una capanna in cima al mondo e star là tutto solo a girarsi i pollici. Che vita è? Io sono d'accordo, scusate. Cioè, senza gli altri, senza l'amore, che senso c'ha? Ma scusa, ma se l'amore ti ha fatto soffrire, perché riprovarci? Non ha senso. Perché innamorarsi è una delle cose più belle del mondo. Che filosofo. Sì. Giulio? Eh? Cosa pensi? Io non sono d'accordo con Schopenhauer. Perché? Perché penso che la contemplazione della bellezza certe volte porta al dolore. E quindi per te quale potrebbe essere la soluzione? Ragazzi, basta. Nessuna. Bisogna abituarsi al dolore. Mamma mia, ma che è endovena, Questo è il nostro teatrino, è provvisorio per adesso, perché quello vero lo stanno ristrutturando. È certo che per te è abituata a ben altri palcoscenici questo. No, anzi, io adoro questi spazi vuoti da inventare. Stai lì un attimo, fermo così. Divenni meschina, una nullità, recitavo male, non sapevo cosa fare delle mani, non sapevo stare in scena, non controllavo la voce. Voi non potete capire la condizione di chi sente che sta recitando in modo orrendo. Io sono un gabbiano, no. Non c'entra. Ecco, questo è il teatro. Visto com'è facile? Basta che ci sia cieco, qui un attore e lì uno spettatore attento. Ho deciso che ve boccio tutti. Ci vediamo domani. Fate i bravi. Non lo so, gioco. Poi studiamo insieme, ok? No, guarda, ti giuro, ti scrivo. Sì, sì, ok. Senti, Depen, io lo so che abbiamo stabilito di sentirci solo sui social, ma non lo so. Schopenhauer mi ha fatto cambiare idea, quindi fatti sentire. Piano, questo. Piano. Eccoci. Ciao Dante. Ciao. Che ti è successo? Niente, ho preso una storta, speriamo non ci sia niente di rotto. Sì. C'ho pure il compito in classe. Giusto, ma lei dove lo porta? Egidio, professore. Vediamo Egidio. No, lo sto portando un attimo sotto, così ci mettiamo un po' di ghiaccio che graffi. E dopo mi verrò a far prendere da qualcuno. Vai, vai, vai. Fare già. Ma quella non è per l'attrice. Ah, sì, benissimo, sono lì. Sì. Mamma? Eh? Ah! Dado, carissimo. Ciao, mamma, che ci fai qui? Che ci faccio? Stavo per dirtelo stamattina, ma sei andato via di corsa. Il professor Lombardi mi ha proposto di tenere un piccolo corso di recitazione qui da voi a scuola. Che bella cosa. Già. Tu hai sempre bocciato qualunque attività extrascolastica che ti abbiamo proposto, invece il teatro... Per il teatro faccio un'eccezione. Ah, certo. Comunque non voglio farvi perdere altro tempo. Attilio caro,
È stato un vero piacere. Attilio. Signori, au revoir. Ciao, mamma. Ciao, caro. Ciao. Attilio, ciao. Straordinaria. C'è problemi con Sbarra? No, con Alice. Sei stranita perché Chicca gli ha fatto un pezzo da matto. Silenzio, ragazzi. Simone, ma domani è il compleanno tu. Eh sì, divento più vecchio dell'anno. Oh, facciamo una festa. Sì. Non so, ma vediamo. Già fino, tanto lo dico agli altri. Ma che dici? Vai, tanto lo dico. Tanto lo dico. State fermo. Silenzio, ragazzi. Con tutti i problemi che c'è, sta pensando alla festa mia. È una festa, no? Hai ragione. Sì, avanti. Ciao, papà. Oh, Angelo, ciao. Come stai? Perdonami, ma qui ancora non ho finito. Ragazzi, lui è mio figlio Angelo. Ciao. Allora, facciamo così. Allora, terminate i compiti e li consegnate tutti quanti a Laura. Laura, per favore, me li raccogli tu? Sì, certo. Prendi questo. Poggiati a me. Sì. Ci andiamo a fare una bella lastra. Vedrai che non è niente. Ragazzi, mi raccomando i compiti, Ci vediamo domani. Arrivederci. Ciao, grazie. Comunque, De Angelis e il figlio sono identici. Sono due gocce d'acqua, l'hai visti? Due goccioni, direi. Monica! Parole. Professore? Sì? Scusi, dovrei chiudere. Sì, senta, io qua devo fare ancora un po' di cose. Le dispiacerebbe lasciarmi una delle chiavi del portone e chiudo io? Professore, lei però lo sa, la preside è veramente un po' contraria a far circolare le chiavi. Ho capito, ma domani la riporto, che faccio? Mi rubo le chiavi? Vabbè, professore, sì. Giusto perché lei, eh? Ok, grazie Eugenio. Egidio. Sì, Egidio. Mi chiamo Egidio. Egidio. Okay. Buona serata. A lei. Professore, sono Pin. Devo parlare con lei il prima possibile. Senti, il problema qua è che tu affastelli tutto insieme e non si capisce più niente. Cerca di spiegarmi con calma quello che è successo. Succede che Laura... Soggetto della frase? Sì. Mi ha scritto... Oh. Che mi vuole vedere di persona. Ah, bene. Non va affatto bene. Questo mi ha gettato in uno stato di confusione. Scusami un attimo, ma di solito i ragazzi vanno in uno stato di disperazione, come dici te, quando le ragazze non gli parlano, no? Sì, il punto è che io non voglio uscire da qui. Senti, un'altra cosa, ma tu l'altro giorno mi hai detto che la tua vita ti fa schifo, no? Adesso non so se pensi ancora a questa cosa, però quello che ti posso dire è che se c'è una cosa che fa schifo, quella è questa stanza. Tu quant'è che non apri la finestra e dai una rassettata? Qua ci comincia a esserci anche un certo odore, sono pure animali che girano qua. Eh? Quant'è che non ti cambi, ad esempio? Saranno... Due? Due mesi, forse. Due mesi che non ti cambi? Meglio, no? È meraviglia. Allora, parliamo di Laura. Quanto può durare un rapporto soltanto sui social? Beh, guardi che è un rapporto vero. E quindi di cosa hai paura? Semmai è lei che potrebbe avere un po' paura di te, perché te potresti essere chiunque, non so, un maniaco, un uomo molto più grande di lei che vuole farle del male, un mostro. Tu sei un mostro? No, te lo dico io, non sei un mostro. Laura mi ha detto che oggi avete fatto Schopenhauer. Sì. È il mio filosofo preferito. Fa piacere. Appunto, non era lui che diceva si è liberi unicamente quando si è soli. Sì, guarda, lascia stare le frasi famose buttate così sulla rete senza un motivo, fanno soltanto confusione. Tu invece guarda d'intorno, guarda qua, guarda. Tu hai sempre pensato che questa stanza fosse la libertà. Questo è soltanto un posto dove ti sei rinchiuso per nascondere una ferita che conosci soltanto tu, nella speranza che vada via da sola. Ti do una notizia, non va via da sola.
Capito? Sì. Vabbè, io vado. Ah, ti spoilerizzo Schopenhauer. Anche lui si innamorò follemente, ma la sua misantropia rovinò tutto e finì da solo con un cane come unico amico. Meglio il cane o Laura? Ciao. Che hai fatto lì? Un orecchino. Sono due orecchini. Vabbè, due orecchini. Ma come ti è saltato in mente di fare una cosa del genere? A scuola ce l'hanno in tanti, non sono l'unico che l'ha fatto. Non mi interessa cosa fanno quei cretini conformisti della tua scuola. E lo sai benissimo che non mi piace quella robaccia. Ma chi ti mette queste idee in testa? Nessuno. Penso da solo, papà. Non ho bisogno di farmi imboccare da nessuno. È una mia decisione. Non è che per caso c'entra quel tuo professore di filosofia? Il professore ci insegna solo a pensare con la nostra testa. E infatti ho deciso di non prendere legge all'università. Che cosa stai dicendo? Fare legge vuol dire approdare allo studio di famiglia, nel posto che ora è mio e che prima è stato di tuo nonno. Sì, lo so, ma io non sono più sicuro di voler fare l'avvocato. Schopenhauer dice che nella vita bisogna... Non mi interessa quello che dice Schopenhauer, il tuo professore di filosofia e tutti i filosofi del mondo! Arnaldo. Guarda Giulio, te lo dico con calma. Hai commesso una sciocchezza e mi stai anche parlando con un tono improprio. Se continui così ti faccio cambiare scuola. Giulio! Dove vai? Giulio! Arnaldo. Allora, Simone, cosa pensi di fare domani per il tuo compleanno? Ma non lo so. Sinceramente non so neanche se farò una festa. Vuoi fare una festa qui? Sì, forse, però ti dico, non lo so, vediamo domani. Va bene. Grazie mille, era buonissimo. Ciao, buonanotte. Tesoro. Buonanotte. Notte. E tu? Cosa pensi di questa festa? Non so, farà quello che vorrà. Lo sai, per me la giornata di domani è... Insomma, è sempre stata una giornata difficile. Ma l'altro giorno con lui, com'è andata? Beh, siamo andati al mare, ho provato a parlarci. E gliel'hai detto? No, mamma, non ce l'ho fatta. Com'è che il kebabara ancora non paga? Senti, Sbarra, io ci sono stato al kebabara. Però forse non è l'ora adatta a me, ci ho avuto paura. Ma te sei portato il gingillo con te? Sì, non mi hai visto bene a me. Ma che cazzo c'entro con te, con Zucca, col kebabaro? Io vorrei prendere mia maturità, vorrei laurearmi. Ah sì? In che? Filosofia. La filosofia c'entra poco con le pistole, che dici? Ma chi l'ha messa in testa queste stronzate? Quel filosofo del professore tuo? No, il professore non c'entra niente. Bello, io sono buono e caro. Ma ti ammazzo quel professore se ne fa finita da far filosofo. Il professore non è un problema, fidati. Zucca, leva e sei manite d'osso. Io mi fido di te. Ma se tu mi volti a spalla è finita. Adesso il carte messo a lavoretto e portami a casa, però. Hai capito? Tanti auguri dalla tua mamma che ti adora. Auguri, frate. Pace interiore. Bello, Simo. Ti faccio tanti, tanti auguri di buon compleanno. Tanti auguri di buon compleanno. Ti voglio tanto bene. Ciao, Simo. Tanti, tanti, tanti auguri. Io vado? Ti serve un passaggio? No, no, grazie, ho soltanto le ultime due ore oggi. Senti, scusami, stavo cercando un libricino di Schopenhauer che era qui vicino al suo odiato Hegel, ma non riesco a trovarlo. Tu hai idea di dove possa essere? Forse mi riesco a trovare che non è ancora aperto. Ah, già, certo. Senti, aspetta un attimo. Tanti auguri.
Vado. Sì. Ciao. Ciao Cecilia, come stai? Ciao. Volevo dirti che lentamente sto recuperando con Aureliano. Ah. Cerco di farlo ragionare. Come va con te? Con me, insomma, è un po' distante, non mi parla, ma insomma, penso che sia naturale, no? E con tuo figlio come va? Ecco, magari non parliamone, va? Senti, forse... Per un po' è meglio se non ci vediamo, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Va bene. Ok. Ciao. Ciao. Ma, hai fatto? Ma! Oddio, ma me l'ho fatto, un attimo, ho quasi finito. Mi dai il tempo? Mamma mia, amore. Stasera la festa si fa a scuola. Ho rimediato le chiavi. Dai. Ecco, ho fatto. Prego, il bagno è tuo. Ce l'hai fatta, oh. Ce l'ho fatta, mamma. C'hai i capelli lunghi, mi dai il tempo ad asciugarli? Sì, mamma. Quando sono grande mi faccio una casa con 5 bagni, te giuro. Bravo. Ma Giulio, ma sei davvero tu? Ti sta bene però, eh? Sei proprio carino. Davvero? Sì. Grazie. Ma ti è venuto in mente di farlo così all'improvviso? No, veramente volevo fare una cosa che decidevo io, da solo. Regà, a proposito, la festa stasera si fa a scuola. Davvero? A scuola? Sì, abbiamo rimediato le chiavi. Dai. Te porto il nuotatore, oh, così lo conosciamo. Sì, e mo glielo chiedo, però non so se può. Laura? Tu lo porti di penna. Lascia stare, guarda. Da quando gli ho chiesto di vederci è sparito. Raga, ma non sarà rischioso far la scuola, la festa? Se poi ci beccano, risuccede uno di quei macelli. Ma chi ci becca? Come fanno a beccarci? Fate come vi pare. Spaccavo tutto. E dai. E poi, regà, io a sta storia della volontà di Schopenhauer non ci credo per niente. No, manco io. Sì. Tra l'altro ho letto che nemmeno lui seguiva i suoi principi. Cioè, era un furbo, rimorchiava da Dio. Sì, capito che ipocrita? Però, se avere voglia di qualcosa o di qualcuno porta a soffrire, forse ha ragione lui. Giulio, siamo tra due, perché mo... Sono le... È meglio non avere voglia di nessuno. Fermi. Ma che stai a dire? Scusa, ma anche se la vita è sofferenza, perché dobbiamo rinchiuderci in un convento noi? Non lo so, la verità è che le cose belle faranno anche male, però ti lasciano dentro qualcosa, no? Certo. Lei che dice su questo, professor? Ma io dico che il dolore esiste, fa parte dello stare al mondo. E quindi va affrontato? Se uno ce la fa, sì. E se uno non ce la fa? Ce la fanno tutti.
Quando è morto mio padre, a me e mia sorella sembrava che ci stava a crollare il mondo addosso. Però alla fine siamo qui, no? A ridere, a scherzare. Ma sì, io penso che il dolore non si può evitare. Pure per me va affrontato. No, tutti parlano. Ragazzi, io vi ringrazio davvero. Ci ringrazia di che, prof? Vi ringrazio per le vostre idee sulla vita. Sono molto importanti per me. Andate avanti, vi ascolto. Stavamo a dire che a me, per quanto mi riguarda, Schopenhauer... No, però non mi convince per niente. No. Guarda, lui da qua... Avanti, lo so che mi vuoi fare la predica. No, non lo so fare prediche, non ti preoccupare. Però mi devi dire come hai fatto. Alice, Manuel ha perso la testa. Si è innamorato, guarda, le leggo le cose che ti scrive. Ma tu? Lo ami tu? Non lo so. No. È stato come... Non so, sai quando entra un vento dentro casa e spacca tutto e tu non sai che cosa sta succedendo e poi ti ritrovi con tutti i vetri rotti. Mm-hmm. È stata una follia. Tu non hai mai fatto una cazzata in vita tua? La voglia, ne ho fatto un sacco, tante. Però le ho sempre pagate. Che le cazzate si pagano. Ma pensa che a te questo non succederà, perché Manuel fa quello grande, senza cuore, ma un cuore ce l'ha. E non la farà pagare a te. Lui capirà. Sei tu che lo devi allontanare. Ma io ci ho provato, te lo giuro. Ci hai provato male? Che devo fare? Dimmelo tu. Ti devi far odiare. Starà malissimo, soffrirà come un cane. Però poi si allontanerà, vedrai. Ciao. Dante. Senti, io ti volevo dire che con te da un po' di tempo mi sento un po'... Sai quegli animali della savana che corrono sempre inseguiti dai predatori, no? Un po' tutti corrono. Corrono un po' tutti, sì, in effetti. Gli gnu? Gli gnu. Ecco, mi sento come uno gnu che però ha motivo per scappare perché è inseguito dal ghepardo che solo vuole mangiare. Io invece ho la fortuna di essere inseguito da te, che è anche molto più piacevole. Mi accompagni a casa? No, io ti volevo chiedere se ti andava di accompagnarmi in un posto dove da un po' di tempo non riesco ad andare da solo. Certo. È stato bello. Per me è stato molto di più. Senti, ma ti volevo chiedere... I tuoi lo sanno di questo posto? Cioè, nel senso, lo sanno quello che fai? I miei genitori
Quando gli ho detto che non volevo più continuare gli studi e che volevo fare questo, capirai, gli ho preso un colpo. Scusa, mi sa che è una mia amica. Non puoi capire, alla festa ci sarà anche De Pen. Adesso sto nel panico. E il tuo universitario nuotatore super figo invece lui viene? O è troppo su per noi poveri liceali? Sarei io il nuotatore? Beh, sì, ma vabbè, è uno scherzo. Di che festa parlava la tua amica? Di una festa a scuola stasera. Perché non mi hai detto niente? Non lo so, vabbè. Intanto no, comunque non mi sembri tanto il tipo da feste. Beh, poi comunque... Beh, è una cosa tra noi di scuola, cioè... Capito? Ti vergogni di me? Ma che dici? Scusa, cosa hai detto alle tue amiche? Che sono alto, magro, con gli occhi azzurri? No, occhi azzurri no. Oh, oh guarda, veramente è uno scherzo. Cioè, è una cosa stupida tra me e loro. Cioè, non te la prendere. Oh, ma davvero sei così permaloso? Alice? Sì, dove sei? Va bene, ti raggiungo. Oh, oh, le birre! Ma guarda questo. Me la giù. Floriana voleva che restasse lontana dai rumori della città. Io dal funerale qui non ci sono più venuto. Vieni. Eccolo qua. Quando ci hanno detto che sarebbero stati due, ti è arrivata una gioia che è continuata fino a quando sono nati. Anche se eravamo stanchissimi e che non si dormiva mai, notti passate in bianco, tu devi sapere che quando sono gemelli, quando uno si addormenta l'altro si sveglia. È sempre andata male. Com'erano? Loro due com'erano? Jacopo era testardo. Se si metteva in testa qualche cosa non c'era modo di fargli cambiare idea. E Simone invece rideva sempre. Sempre. A volte oggi lo guardo e mi chiedo perché non sorrida più, o comunque quando sorride sono sempre sorrisi trattenuti. Ma come mai finora non gli hai mai detto nulla del fratello? Perché Simone, anche così piccolo, sembrava aver capito tutto. Cominciò a piangere, a chiedere di suo fratello, non riusciva più a dormire la notte. Poverino, certo. E abbiamo passato le notti a cercare di calmarlo, a raccontargli delle fiabe, a cullarlo. E poi, di colpo, smise di chiedere di suo fratello, come se non fosse mai esistito. E allora con sua madre decidemmo di aspettare a dirglielo fin quando non sarebbe stato grande, che sarebbero arrivati tempi più maturi, no? Anche per proteggerlo. Ma poi non ce l'abbiamo fatta. Il matrimonio anno dopo anno andava a pezzi. Ci siamo fatti molto male. E alla fine ci siamo separati. Ecco, quel segreto tra noi e Simone ha creato come un muro sempre più alto, no? Poi incomprensioni.
Che poi è strano, perché io sono uno che dà così tanta importanza alle parole. Sono fermamente convinto che la soluzione di tutto debba essere parlarsi, no? Dirci le cose. E adesso... Sì. E adesso non ho la forza di dire la verità a mio figlio. Che cosa hai comprato a Simone per il compleanno? Voglio fargli una bella dedica. Ma dove? C'è un libro bellissimo. Ti posso dare un consiglio? Ciao. Sei mancato? No, no, Manuel, c'è mio figlio. Senti, ti ho chiamato qui per dirti che questa è l'ultima volta che ci vediamo. Ma questa volta sono seria. È stato bello, ci siamo divertiti, ho riso tanto. Mi è sembrato di avere 10 anni di meno. Ho giocato con te come una bambina. Che vuol dire che hai giocato? Per me questo non è un gioco. Per me sì. Ho provato tante volte a dirtelo, ma tu non volevi capire. Questo non è vero. Invece sì. Io venivo da un momento difficile. Avevo bisogno di dimenticare. E ti ho usato. Mi hai usato? Sì. Come fate voi uomini con le donne, no? È una cosa brutta da fare, non andrebbe fatta, però... qualche volta è necessario. E io l'ho fatto. Vaffanculo, Alice. Vaffanculo. Sei una stronza, sei io. Grazie, grazie. Eccolo. Beh, ragazzi, io entro che c'ho freddo. Ha detto che veniva, però non mi ha più risposto. So, ormai non penso che venga, Laura. Entriamo, almeno non ci perdiamo la festa. Secondo me è meglio, cioè, fidati. Metti che era un pazzo psicopatico, che ne sai? Vai. Questa sera festeggeremo il compleanno di un discepolo di Roma. Eccolo qui! Il nostro Simone! Allora, vogliamo iniziare questa festa, Simone? E dai, va! Stai zitto, mo parlo io. Qua dentro ci stanno 5 colpi e sono tutti per te, se continui a far pezzo di merda a non pagare. Chi? Chi è che devo pagare? Lo sai benissimo chi. Quello che col cane suo ha fatto il culo al cane su cui avevi scommesso. Mo io paghi. Io non scommesso. Che stai dicendo? Che dici tu? Io non scommetto. Io non ho più niente. Mi ha tolto tutto. Ho ridato quello che potevo ridare. Ora basta. Tu fai quello che devi fare. Spara. Gli devi dai soldi, no? Spara. No, tu spara, perché se tu non spari me ora, io domani ammazzo lui. Ma ammazza chi te pare, a me non me ne frega niente, mi fa solo un favore se lo ammazzi. Di lui, che io il negozio non lo vendo, hai capito? È l'unica cosa che è rimasta a mia famiglia. È l'unica cosa che ho salvato da usura. Dai, avanti.
Avanti. Forza. Qua. Manuel, dove stavi, eh? Sono già tutti imbriachi, guarda. Vedo. Oh, tutto ok? Sì. Non ce la faccio? Quante domande fai? Sei mia madre? Che è? Scusa. Comunque auguri. Divertiti, eh. Sono contenta che mi hai chiesto di accompagnarti. Non sono stata molto utile, però. Ma no, non ti buttare giù. Senza di te sarebbe stata una brutta giornata. Sì? Sì. Quello che ti voglio dire è che... Non c'è bisogno. Buonanotte. Buonanotte. Parlare. Certo, dimmi. Allora? Ti dovrei dire una cosa. Dimmi. Ti ricordi il giovane Holden? Sì, quindi? Te l'ho regalato io. E la dedica? Era mia! Scusa, perché non me l'hai detto prima? Ma una come te, uno come me, nemmeno lo guarda. Monica, devi assolutamente vedere, c'è Chicca che è salita sul banco e sta a far panico. No, 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 è una scena che non ti puoi, non puoi perdere questa scena. Dice che c'hai? C'ho tutto! Che ci devo? Io c'ho quella puttana che mi ha lasciato! Fermo! Ho detto fermo! No, lasciami! Non ti lascio, va bene! E non ti lascio perché ti voglio bene! Raga? Ho detto una cazzata. Angelo non esiste. Cioè, non è che non esiste, esiste, però non è come ve l'ho descritto io. Cioè, non è un nuotatore, non so manco se nuota. Grazie a Dio. Stai bene? Sì, sto bene.
Nel senso, stai bene? No, oh, Massimo, ne dobbiamo per forza parlare di sta roba? No, non lo so, fammi capire. Mica non ti piacevano i ragazzi. Chi te l'ha detto che mi piacciono? Però con te è diverso, dai, hai capito, no? Sì, sì, ho capito. È il figlio di De Angelis. Aspetta. Cosa? Aspetta, De Angelis, quello italiano. No. No. Dai, raga, l'avete visto ieri che è venuto a prendere il padre, pesa 100 kg. Ce ne siamo accorti. Sì, però io mi sono innamorata. Mi sono innamorata, sì. Ma che devo fare? Che poi ieri pomeriggio ho fatto un casino, ho rovinato tutto perché sono proprio una cogliona. Perché dici diverso? Oh, siamo al terzo grado, no, ti ho detto che non mi va di parlarne. Me vuoi fare un favore? Sì. Tienimi questa, che c'ho mia madre addosso. Oh! Questa cosa di Giulia. Senti, quella cosa di prima. Pronto, Simone, che succede? Ma quando? Dove? Sto arrivando! Permesso? Buonasera. Io sarei il padre del ragazzo che avete appena ricoverato. E guardi, qui non si può entrare. Ma io dovrei vederlo. Capisco benissimo la situazione, mi dispiace, ma dovete avere pazienza e aspettare di fuori. Va bene, mi scusi, buon lavoro. Prego. Scusi. Dobbiamo aspettare. Giulio. Oh, Giulio. Come va? Come ti senti? Uno schifo. Mi sa che ho fatto una cazzata. Hai fatto una grande cazzata. Guarda che potevi andare in coma etilico. Ti è andata bene, ma ci potevi restare. Hai capito? Ehi, mi prometto una cosa. Non dica niente, miei. Mio padre se lo scopre, mi uccide. Te lo prometto, sta tranquillo, dai. Adesso però veramente cerca di dormire che ne hai bisogno. Dai, dai. Pronto?
Buongiorno, è la mamma di Giulio Palmieri? Ragazzi. Allora, Giulio sta meglio e ci ha parlato. Meno male fino a un certo punto. C'è poco da stare allegri qua. Ragazzi, le cose potevano andare molto peggio. Io capisco, la vostra età si fanno un sacco di cazzate, come ho fatto anch'io, le ho fatte, no? Ma c'è un limite che voi questa sera avete ampiamente superato, no? Scusi, prof, non pensavamo. Non pensavate, infatti è questo il problema, non pensavate, il non pensiero. Ma io dico, come vi è venuto in mente entrare a scuola di notte? Ma poi come avete fatto a entrare? Niente, l'omertà totale. Sono stato io. Cioè? È colpa mia. Ho organizzato tutto io, visto che tu avevi le chiavi e le ho prese. Ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Giulio poteva morire questa sera. È probabile che ti cacceranno dalla scuola, ma è possibile ero che tu felice. Non ti rendi... Bene, per una volta ero felice, ed era la mia festa. E te non te ne fregava niente, non è sei sparito tutto il giorno, non perché sei sparito tutto il giorno. Non sono sparito. Ah, no, non è vero, non sei sparito tutto il giorno, ma finiscila, cazzo! Non mi servono le tue scuse, tu sei lo specialista delle scuse. Mi butteranno fuori da scuola? Sti cazzi, papà. Almeno non farmi la morale. Vabbè, ragazzi, dai, andate anche voi, i vostri saranno in pensiero, noi ci vediamo. Arrivederci, però. Arrivederci. Ciao, ciao. Tu non vai? Sì, ora vado. Stavo pensando al non pensiero. Cioè? Che è vero. Pensiamo tutti poco e quando lo facciamo male. Nei casini, prof. In che senso? Nel senso che non me ne riesco a tirar fuori. Mi sa che c'ho bisogno d'aiuto. Nella confusione, miliardi di persone. Solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' my way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Unirì, che toglie le catene al mondo in fondo. Un inganno non è, è solo. Un padre e un figlio viaggiano in moto. Un giorno, chissà, potremo farlo anche noi. Ti voglio bene, papà. Mi trasformo cercando luce in fondo al mondo. In...
confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, un po' e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così tu sei.